Buonasera a tutti, sono l'avvocato Maurizio Cerchiara, noi già ci conosciamo perché io affronto le tematiche relative alla materia comunitaria e spesso critico la comunità europea perché voi sapete, lo ripeto in continuazione, non ha fondamento democratico e un intero continente è assoggettato alle decisioni di soggetti che non sono democraticamente votati e che gestiscono gli assetti economici, finanziari, commerciali, lavorativi di tutti questi stati membri, non illegittimamente, però non democraticamente. E questo non viene detto. Ma E come per detto, noi è come se fosse illegittimo. ecco, dunque E c'è. siccome loro ovviamente ottengono un sopruso, noi reagiamo contro il sopruso. Sì, perché loro poi cercano di nascondere questa illegittimità democratica. Comunque, noi parliamo di un'altra cosa, ci sono vari argomenti sul tappeto, noi oggi pomeriggio due parole dobbiamo spendere sull'inserimento del canone nelle bollette dei contratti di somministrazione, adesso la luce, non so quali sono. E comunque bisogna dire questo, è profondamente illegittima questa cosa, anche se il TAR ultimamente si è pronunciato nel E senso ti che immagini cosa vuoi che dica a te? ne ha detto Ti che è immagini che ci giusto. mette contro Ecco, questo giro dei praticamente, soldi? però non è legittimo che nel CDA Del vengano consiglio nominati, di nel consiglio amministrazione. di amministrazione della RAI vengano nominati dei soggetti che sono a favore di una certa posizione di sì del referendum. Ma se fosse no, sarebbe illegittimo lo stesso. Io sono per il no, perché questa riforma è profondamente sbagliata. Non è stata corretta come è stata, diciamo. Si vede chiaramente qual è lo scopo, Sì, oltretutto. perché per allontanare sempre di più dal potere i cittadini, eliminarli sempre di più dal potere, e quindi praticamente è profondamente negativa. Comunque, questo non ha importanza, è la mia opinione. Quello che è importante è che se si fanno nomine di questo tipo alla RAI, non si può pagare il canone. Perché un conto sono le decisioni che il Consiglio di Amministrazione della RAI riguarda, fa, le decisioni che il Consiglio di Amministrazione della RAI fa rispetto a questioni gestionali della RAI e delle trasmissioni. E un conto è che prende delle decisioni che riguardano il referendum, che è una questione costituzionale, che è troppo importante, che è già stata mossa, instaurata, diciamo, con una procedura che io non ritengo corretta dal punto di vista costituzionale. Quindi non è legittimo e secondo me non è neppure costituzionale pagare il canone se la RAI prende in sede di consiglio di amministrazione decisioni simili. Quindi noi stiamo studiando, noi come Assa Consumatori, stiamo studiando delle forme di mancato pagamento in cui si ricopia la bolletta e però si decurta l'importo stabilito per il canone. E si scrive perché? Perché le decisioni della RAI, siccome hanno riguardato non un aspetto che riguarda la RAI, ma un aspetto che riguarda la Costituzione, non è possibile, è ingiusto pagare il canone, è illegittimo pagare il canone, è incostituzionale pagare il canone. Questa sarà la nostra tesi giuridica. E con questo vi saluto e vi lascio al dottor Vitali. Sbrigate che La quanti gol premessa va, mancano 58 di no. Dai. dell'avvocato Cerchiara è quanto mai chiara. La posizione che è veramente vessatoria nei confronti di tutti i cittadini deve essere combattuta col pugnale tra i denti. È come se uno dicesse: se non mi dai i soldi, non ti do l'acqua. È la stessa cosa, perché togliere l'elettricità non si toglie, non puoi toglierla, capito? Le leggi relative tanto all'elettricità quanto all'acqua sono leggi molto chiare, non la puoi togliere. Quindi io non ti pago il canone e tu non mi togli l'elettricità, hai capito? Perché se no, se mandi qualcuno a tagliare qualcosa, io a quel qualcuno gli taglio qualcos'altro e non solo i coglioni. Bisogna avere le idee chiare da questo punto di vista. Questi non possono fare quello che vogliono. Ad esempio, noi abbiamo qui un articolo pubblicato ieri
su Il Giornale, dove si riporta un fatto importantissimo, eccolo qui. Monti fa ancora danni, ci è costato altri 3 miliardi, lo Stato li rivuole indietro. Cos'era successo? Era successo che la Corte dei Conti ha chiesto a Morgan Stanley, un'associazione per delinquere di carattere mondialista, il ristorno. Una banca, perché sennò le persone possono non capire, non lo so. Sì, vabbè, Morgan Stanley è una banca che in realtà funge più delle altre banche, più delle altre banche, da associazione per delinquere. Cioè, tra la Morgan Stanley, tra l'altro la parola Morgan ci ricorda il famoso pirata Morgan, il quale oltretutto era un grand'uomo, perché il pirata Morgan con chi conquistò Maracaibo, oltretutto, e rischiava in proprio, capito qual è la differenza? È stato un grande ammiraglio. La Morgan Stanley invece è un'associazione per delinquere, i cui uomini vivono solo nell'esclusivo, con l'esclusivo fine di truffare i cittadini del mondo. Tanto per dire quanto sia importante il ruolo di tale Mario Monti, io ho sempre detto che oltre ad essere un delinquente è anche uno che ha avuto un ictus, basta sentirlo parlare, si capisce perfettamente che ha avuto anche un ictus, magari due, magari tre, non lo so, insomma, capito? Basta sentirlo parlare. Ogni tanto riesce a mettere assieme il soggetto col complemento oggetto o con qualche verbo articolato in qualche modo, capito? Non è come Matteo Renzi. Matteo Renzi invece parla un inglese perfetto, si capisce un cazzo, lui stesso è il primo a non capire quello che dice. Però quello inglese, capito, le persone non sono tenute a capire quello che lui dice in inglese, ma non lo capiscono nemmeno i suoi interlocutori, questa è la cosa più bella. Allora, Monti fa ancora danni, ci è costato altri 3 miliardi, lo Stato li rivuole indietro. Praticamente il primo atto di questo strano personaggio, che poi viene fotografato qui assieme a un altro, tra i due non si capisce più chi è delinquente maggiormente, capito? Due traditori degli italiani nel senso pieno del termine. Il primo atto che ha fatto Mario Monti, ha preso i soldi degli italiani e li ha dati a Morgan Stanley, associazione, ripeto, per delinquere, non legittimata in nessuno dei suoi atti, è un'associazione di estortori. La Corte dei Conti ha ravvisato alcune irregolarità in quei contratti. Esattamente, oltretutto la Corte dei Conti ha ravvisato alcune irregolarità nei contratti di questa Morgan Stanley. Non vi dico di più, perché che cosa vi devo dire? O si capisce come stanno le cose. Quello che abbiamo fatto noi è importante. Sì, adesso lo diremo. O si capisce come stanno le cose o non si capisce. Così come ancora tutt'oggi il 99,9% degli italiani non hanno ancora capito che cos'è la moneta debito e che significato ha la moneta debito e per quale ragione. Aumenti troppo nel. No, vabbè, ma questo lo dobbiamo dire. Un'altra volta. Glielo dobbiamo comunque dire a questi personaggi. Noi viviamo in una situazione in cui di reale non c'è niente, veniamo solo sistematicamente derubati da questo e da quello e soprattutto da persone non legittimate a chiederci soldi, capito? Compreso appunto quell'associazione per delinquere che è il consiglio di amministrazione della RAI, che è un'associazione che conosciamo molto bene, che è stato selezionato, scelto tra lor signori, tra gli amici degli amici, i quali ovviamente abusano della credulità degli italiani per raccontare. Guardate, io mentre sto parlando così mi viene in mente, no, che voi sapete qual è la più grande
entità usuraia del mondo è la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica però, per poter giustificare i soldi che rapina al singolo individuo, gli fa delle promesse che una persona ragionevole non accetterebbe mai, no, gli fa la promessa che gli trova un posto a sedere al paradiso, alla destra, alla sinistra, davanti e dietro al Padre Eterno, capito? Questa è una truffa assoluta, Cristo che è salito in croce, la Madonna che è scesa dalla croce, insomma non si sa mai bene in che cazzo di mondo si vive, sono dei truffatori, è la stessa razza, la televisione italiana, la RAI racconta cazzate, il 90% sono programmi cazzate, i TG sono falsi, al 90% è tutto falso, la verità non viene mai detta. Però devi pagare, perché? Perché se vuoi la soluzione devi baciare questo cordone. Allora leggiamo alcune frasette di questo articolo del giornale di ieri, dove è scritto qualcosa. Mario Monti sbagliò a pagare 2.567 miliardi di euro a Morgan Stanley, dunque 2.567 miliardi sono 5 milioni di miliardi di lire, delle vecchie lire. 5 milioni di miliardi delle vecchie lire, capito? Il PIL di un'intera nazione, il PIL del cul, direbbe qualcuno. A Morgan Stanley, che tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, poco dopo il declassamento di Standard & Poor's, qui oltretutto abbiamo un declassamento che è stato ampiamente dimostrato e c'è un tribunale italiano che sta indagando, speriamo che vada alla fine, no? Perché il sistema di potere è questo, il sistema usuraio che comanda sui popoli oggi è questo, speriamo nella ribellione di tutti i popoli. Declassamento di Standard & Poor's e la defenestrazione di Silvio Berlusconi sono tutte cose che si sono accompagnate l'una all'altra. Chiusi i contratti derivati con la Repubblica Italiana. La Procura regionale per il Lazio della Corte dei Conti, infatti, lo scorso 11 luglio ha presentato richiesta di risarcimento per 2.879 miliardi alla banca americana. Vediamo cosa risponde la banca americana. Io, se fossi stata la giustizia italiana, sarei arrivata nella sede italiana di Morgan Stanley, carcerati tutti i dipendenti, dal massimo dirigente fino all'impiegatuccio, e mandati a cogliere zolfo nelle zolfatare siciliane. È quanto si legge nella relazione trimestrale dell'Istituto USA pubblicato dalla SEC, l'authority che vigila su Wall Street. Vedi, loro oltretutto le cose le pubblicano, perché negli Stati Uniti, che è una strana situazione, negli Stati Uniti vige un fair play nei confronti del popolo che in Italia non c'è. Negli Stati Uniti, ad esempio, dopo un congruo periodo di segretezza, tutti i documenti pubblici vengono resi pubblici, in Italia no, in Italia sono ancora segreti i documenti relativi alla conquista del Regno delle Due Sicilie, ancora non si sa niente di quello che è successo, per cui qua oggi c'è uno sbandieramento di posizioni pro, contro, genocidio, non genocidio, hanno ammazzato, non hanno ammazzato, non si capisce più niente, il disordine è all'ordine del giorno. E l'Italia è il paese tra quelli più documentati, tra l'altro c'è una documentazione talmente prolissa che francamente ci vuole niente, è vero, a avere il dettaglio di tutto quello che è successo, se non che appunto tutto questo è nascosto. Voglio far vedere un articolo dell'ultimo numero di Storie in Rete che potete vedere in edicola e se vi interessa lo prendate. Nostra, quando parli di Azione Nostra non si può, eccolo qui, è un articolo che consiglio a tutti.
torniamo a noi. Quindi gli americani comunicano, in Italia non si comunica, tanto il cittadino è uno stronzo qualsiasi, è un miserabile da prendere a calci in culo, perché il cittadino italiano non è degno, perché non è degno di essere libero una persona che non ha la forza per ribellarci. Si tratta di un fatto di notevole importanza dal punto di vista finanziario, politico e giudiziario. Beh, guardate, qui sul giornale dicono che è un fatto di notevole importanza. Se per l'autore di questo articolo del giornale si tratta solo di un fatto di notevole importanza, beh, io direi che regalatemi a me, no? 2 miliardi e 567 mila euro, me li regalate, visto che è una cosa di sola notevole importanza. Per noi è determinante. Per noi è una vessazione internazionale determinante, tale per dover scatenare una guerra. Nel mirino i derivati usati dal tesoro per entrare nella zona euro. Le contestazioni dei magistrati contabili si basano sul fatto che non solo le clausole contrattuali fossero improprie, ma che fosse impropria anche l'azione di Morgan Stanley, che aveva chiuso in anticipo quelle posizioni aperte tra il 1999 e il 2005. Vale la pena perciò ricordare qualche artefatto. I governi di centrosinistra della seconda metà degli anni 90, con Carlo Azeglio Ciampi ministro e Mario Draghi direttore generale del Tesoro, un traditore, perché da direttore generale di un ministero si era venduto agli interessi estranei e contrari agli interessi dei cittadini italiani, avevano acceso contratti derivati con varie banche per abbassare gli interessi del sul debito, ricevere un flusso finanziario ed entrare nell'euro. Simili operazioni, infatti, erano state stipulate anche con Deutsche Bank, BNP, Paribas, Dexia, Unicredit e Intesa San Paolo, che contribuì a limitare l'esborso nel 2012, ma che bravi! Subentrando tramite Banca IMI e Morgan Stanley a Morgan Stanley. A tutte sarebbe stata concessa la clausola di estinzione anticipata. Ora, tutte queste operazioni avvengono, e lo ripeto per l'ennesima volta, solo e soltanto perché manca il signoraggio italiano. Signoraggio significa che la Banca d'Italia, che dovrebbe essere dello Stato italiano, stampa moneta per conto dei cittadini italiani. È chiaro, quando invece la moneta in un modo o nell'altro viene presa in prestito e alle condizioni dettate da loro signori, la situazione di usurato riguarda tutto l'intero popolo che utilizza quella moneta, indipendentemente dai prestiti e delle richieste fatte da questa centaglia che non hanno nessun significato. Io mi auguro che qualcuno capisca questi concetti. La controparte non aveva mai esercitato questa clausola, poi arrivati alla fine del 2011, in quel periodo particolarmente turbolento, fecero presente che dovevano farla valere, spiegò il direttore del debito pubblico Maria Cannata ai magistrati di Trani che indagano sulle agenzie di rating, su questa associazione di ricattatori, infatti rating, ricatto, estorsione. Mario Monti ha sempre spiegato che l'Italia, in una fase di difficoltà come quella del 2011-12, non avrebbe potuto non onorare i contratti pena la perdita di credibilità. Quale credibilità? La credibilità di un governo di Mario Monti? Ma manco per pulirsi il sedere, capito? Quale credibilità? Mario Monti è un uomo credibile.
In ogni caso Morgan Stanley riuscì a liquidare la posizione proprio mentre l'agenzia di rating Standard & Poor's, dimostratasi poi associazione ricattatoria e falsificatrice, di cui detiene una piccolissima quota tramite un fondo di investimento, declassava doppiamente il nostro paese. Io qui mi fermerei perché ho spiegato come stanno le cose. Certo. E allora, come ha chiesto l'avvocato Cerchiara, vogliamo far vedere come noi, che siamo abituati a intervenire e non facciamo solo le chiacchiere, perché quando qualcuno ci dice voi dite queste cose, ma le facciamo i fatti, contrariamente a tanti che ci criticano. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo presentato denuncia presso la Corte dei Conti. Eccola qua, denuncia presentata dall'avvocato Cerchiara per conto di Assoconsumatori. Denuncia della Inforquadri alla Commissione Europea e in più denuncia di Assoconsumatori. Quindi abbiamo due associazioni che io mi pregio di rappresentare e tutte e due si sono mosse sia in relazione a quello che abbiamo detto e che poi è arrivato in porto e sia anche in relazione di una denuncia alla Commissione Europea in relazione a questa situazione. La denuncia alla Commissione Europea era stata portata dalla Inforquadri ed è stata questa denuncia ed è stata inoltrata il 22/2/2013, eccola qui. Ecco. Ovviamente non l'hanno presa in considerazione. No, beh, ancora si devono pronunciare. Sì, vabbè, ma insomma, sappiamo perfettamente che razza di gente è quelli che gestiscono l'Unione Europea, di talché li abbiamo ampiamente denunciati alla Corte Penale. No, questa è la Corte dei Conti, questo è l'atto alla Corte. Questo è l'atto alla Corte dei Conti, ma c'è una denuncia qui. Ah, sì, l'atto sì, alla sì. Corte dei Conti riportava la denuncia che la Inforquadri aveva fatto all'Unione Europea. No, tralasciamo su tutte le cose per arrivare alle conclusioni. Presenta istanza affinché, ai sensi della normativa giuridico-contabile in materia, nonché della legge 14/1/1994 numero 20 e del decreto Presidente della Repubblica numero 3/1957, l'eccellentissima procura voglia, qualora ne ritenga fondati i presupposti, che tuttavia nel caso di specie l'istante ravvisa, esercitare l'azione di responsabilità amministrativa in riferimento ai predetti fatti e le predette persone Monti, argomentazioni nei confronti dei predetti organi e soggetti. Si allega, si chiamano organi ma in realtà sì, sono Monti e il presidente della Banca della Comunità Europea. Esatto. Draghi. Si allega istanza dell'Inforquadri alla Commissione del 22/2/2013. Prima risposta della Commissione del 7/5/2013. Petizione della Inforquadri al Parlamento dell'Unione Europea il 3/4/2014. Lettera della Commissione di archiviazione dell'istanza ricevuta il 3/4/2014, letta Inforquadri di contestazione dell'archiviazione del 14/4/2014. Ho letto questi fatti per farvi vedere che la nostra azione è continuativa. Noi non mandiamo una denuncia così come vola colomba, capito, che veniva mandata a volare in attesa degli eventi. Ricordiamo la canzone Vola colomba che suscitò l'entusiasmo a Sanremo, perché giusto lì poteva suscitare l'entusiasmo, che era appunto una canzone per il ritorno di Trieste all'Italia, che comunque è una canzone bellissima, sì, e ha delle parole bellissime. Allora, siccome siamo entrati anche nel tema importante di Trieste, di Trento e Trieste, voglio in conclusione far vedere alcune immagini tratte sempre da questa rivista di alcuni nostri eroi che si sono sacrificati per l'Italia. Erano tutti trentini oppure dalmati,
che andarono volontari nell'esercito italiano, fatti prigionieri, furono processati e impiccati. Voglio far vedere alcune fotografie per far capire quanto il popolo italiano di oggi sia degno di queste persone. Questo è Cesare Battisti, che fu anche direttore di un giornale al quale collaborava Benito Mussolini. Questo è una cosa tragica, veramente tragica, il confronto tra Nazario Sauro e la madre. Questo è Francesco Raimondo. Questo è Damiano Chiesa, che fu fatto prigioniero assieme a un mio zio Matteo Vitali, che mi faceva sempre vedere la cartolina che gli mandò la madre di Damiano Chiesa a fine guerra, in ricordo del figlio che era stato fucilato perché era non ancora diciottenne. Questo è Fabio Filzi e l'altro è Cesare Battisti, se non vado errato. No, Fabio Filzi e Nazario Sauro. Questo è Cesare Battisti appena impiccato con i tre boiaccia. C'è il boia capo e gli altri due sono i tirapiedi. Il nome tirapiedi deriva dalla professione di questi infami che tiravano i piedi ai condannati a morte all'impiccagione. Eccoli qua, tutte e tre, la Santa Trinità, eccoli qui. E questo è quanto volevo dirvi. Il popolo italiano ovviamente non è degno assolutamente del sacrificio di queste persone. Lo ripetiamo. Quindi la nostra convinzione non ce la modificherà nessuna. E con questo, cari amici, per il momento vi salutiamo. So long!